Привет! Продолжаем изучать новость о законопроекте. Continuiamo a studiare la notizia sul disegno di legge. Più pratica di lettura e conversazione fai, e meglio parli il russo. In questo video vediamo i verbi del testo qui a sinistra. Come dici le due parole che sono nel titolo della notizia e che significano si oppongono a, oppure protestano contro? Выступают против. Il verbo выступать ha molti altri significati, compresi sporgere o esibirsi addirittura, ma usato con la parola contro, против, diventa opporsi a. Come dici si oppongono a? Выступают против. Nella seconda riga del testo stesso trovi il verbo rendere difficoltoso. Sappiamo che difficile si dice trudna. Trudna. Ecco, il verbo rendere difficile è za trud nit. Zatrudnit. Per conoscenza possiamo vedere anche il contrario, alleggerire, rendere facile. Facile si dice легко, легко, non da confondere con semplice, prosta. Prendiamo questo avverbio легко, aggiungiamo il prefisso ob e, come capita con le parole che hanno la lettera k, la fine del verbo avrà ci più la desinenza. Ob, leg, cheat. Облегчить. Come dici facilitare in russo? Облегчить. Questa notizia contiene alcuni verbi alla forma del participio presente, de причастие. Così troviamo esprimere, che qui è esprimendo, выражая. Le aziende americane esprimono una preoccupazione riguardo le sanzioni contro la Russia. Intanto si oppongono, выступают против, esprimendo la preoccupazione, выражая, озабоченность. Un altro verbo messo in questa forma si trova nell'ultima riga del nostro testo, parlando. Come lo dici? Говоря, parlando della possibilità che il disegno di legge entri in vigore. Говоря о возможности принятия законопроекта. Questa forma, il participio presente, si trova prevalentemente nei discorsi scritti. La lingua parlata lievita. Ora, facciamo un bel esercizio di imitazione. Ti fa migliorare la pronuncia, la capacità di distinguere le parole nelle frasi e leggere velocemente in cirillico. Я читаю, а вы повторяете. Io leggo e tu ripeti. Leggeremo così giusto la prima metà della notizia. Via! Издание отмечает, что выступление таких крупных нефтегазовых компаний против законопроекта может потенциально затруднить его принятие в Конгрессе США, Нью-Йорк, 4 июля, ТАСС. Американские корпорации
ExxonMobil и Chevron выступают против законопроекта об ужесточении санкций в отношении РФ, выражая озабоченность что такой шаг приведет к остановке нефтегазовых проектов с участием российских компаний. Molto bene, очень хорошо. Oggi hai fatto un bellissimo lavoro, è stato veramente difficile e ci sei riuscito o ci sei riuscita, ne sono convinta. Vediamo come riesci a tradurre la frase X che ti lascio adesso per la prossima volta. Eccola. Lei legge i giornali la mattina. In questa frase dai del lei alla persona di fronte a te, è la forma di cortesia come vuoi. Vediamo nel prossimo video che traduzione viene. Хорошего дня! До встречи! Пока!